Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi parleremo delle nuove sinossi che sono uscite per l'episodio 131 di Dragon Ball Super. Inoltre darò una mia piccola teoria alla fine del video, dato che comunque ho qualche piccola idea di come potrebbe finire Dragon Ball Super. Prima di tutto, il titolo dell'episodio è Una conclusione miracolosa, addio Goku al giorno in cui ci rivedremo. Il titolo non è cambiato, è rimasto quello che è. E la sinossi però in questo caso è diversa, dato che proviene da un'altra rivista. La finale, la grande battaglia di Goku e gli altri arriva alla sua conclusione. Quale universo prevarrà? La lotta per il futuro del loro rispettivo universo sarà decisa. Goku è in lotta contro Jiren, riconosciuto come il guerriero più potente. Tuttavia l'energia di Goku diminuisce e quest'ultimo cade dall'arena. Nel momento in cui sembra ormai assicurata la vittoria dell'universo 11, Freezer esce allo scoperto. Non sapevamo che fine avesse fatto, ma sebbene sia ferito dalla testa ai piedi, è riuscito a rialzarsi. Riuscirà a battere Jiren, contro cui nemmeno Goku ha saputo vincere? E chi sarà il campione del torneo del potere? Ecco, come potete vedere, Freezer si rialzerà dopo che Goku verrà sconfitto, rimasto ormai senza energie, e ci potrebbe pure stare, perché comunque Goku ha combattuto tante battaglie. Però non è tanto bello, perché comunque Goku ha raggiunto il livello di divinità assolute. Però non riesce a sconfiggere Jiren. E sta cosa è brutta. Però vabbè, ne ho parlato di questo in un altro video. Freezer quindi prenderà in mano la situazione e affronterà Jiren. Ovviamente Freezer è completamente ferito, devastato, perché appunto ha subito molti danni. E probabilmente o lo colpirà alle spalle, eliminandolo, approfittando pure dello sfinimento di Jiren. Oppure ci sarà un piccolo scontro che vedrà perdere Freezer. Io onestamente non so cosa potrebbe succedere. Il titolo fa pensare ad una conclusione miracolosa. E quindi come miracolosa potrebbe essere la conclusione che Freezer sconfigge Jiren, però poi tanto miracolosa non è, dato che comunque Freezer potrebbe esprimere un desiderio molto cattivo e di questo ne parleremo dopo. Quindi diciamo che secondo me non è una conclusione tanto miracolosa. Magari potremmo vedere uno scadere del tempo e quindi sia l'universo 7 che l'universo 11 rimarranno appunto in gara, non verrà eliminato nessuno dei due. E poi potrebbero essere date le sfere del drago a Goku. Però sinceramente non so bene cosa ci possiamo aspettare. Secondo me sarebbe molto interessante vedere Freezer che cerca di fermare Jiren, non riuscendoci, e successivamente però finisce il torneo. Oppure semplicemente Freezer in qualche modo, sfruttando la sua astuzia molto malvagia, riesce a sconfiggere Jiren. E sarebbe bello vedere, anzi, più che bello e interessante, vedere Freezer esaudire il suo desiderio. Ma pensandoci bene, quale potrebbe essere il suo desiderio? In alcuni episodi vecchi di Dragon Ball Super abbiamo visto Freezer che ammirava gli Zeno e nel frattempo prometteva di prendere il loro posto, comunque di superarli. Ecco, di sicuro Freezer non conosce il linguaggio degli dei e quindi per esaudire il desiderio delle sette sfere del drago, quelle OP praticamente, deve avere l'aiuto delle divinità, quindi non può chiedere voglio prendere il posto di Zeno-sama, non lo può fare. Però a me è venuta in mente un'altra idea, dato che comunque recentemente sono state confermate delle notizie riguardo al nuovo film di Dragon Ball in uscita a dicembre. Sembra proprio che il film narrerà le vicende dopo il Torneo del Potere e riguarderà appunto dei segreti molto preziosi sui Saiyan e su Freezer, e arriverà un avversario a lungo atteso. L'avversario a lungo atteso magari potrebbe essere un Yamoshi, oppure un Saiyan malvagio. Ma che segreti potrebbero esserci riguardo a Freezer? Magari potrebbero riguardare la sua razza, e quindi potremmo vedere ad esempio un Freezer che, anziché chiedere di dominare sugli Zeno, chiede di poter far resuscitare la sua razza, dato che comunque della sua razza non è sopravvissuto nessuno, tranne lui, e basta, cioè non c'è più suo padre, non c'è più nessun altro. Quindi sarebbe molto interessante vedere magari degli Arcosiani resuscitati che si alleneranno con Freezer, o semplicemente che formeranno una nuova popolazione, come sarebbe bello vedere i Saiyan, ma anche se penso che comunque vedremo qualcosa riguardo a Freezer, sarebbe molto interessante appunto. Quindi sì, in sintesi penso che il desiderio di Freezer potrebbe essere qualcosa che indirettamente porti al superamento dei Zeno, perché comunque allenandosi e diventando un vero e proprio combattente, Freezer potrebbe arrivare al livello delle divinità, essendo già di suo molto portato. E dato che comunque la razza degli Arcosiani è una razza molto potente ma poco allenata, di sicuro potremmo vedere un'intera armata di combattenti potentissimi. E
che magari o potrebbero essere dei nemici dei nostri guerrieri Z, oppure potremmo vedere un Freezer che piano piano si redime e magari diventa buono, anche se, se devo essere sincero, snaturerebbe un po' il personaggio. Però comunque sono tutte delle ipotesi molto interessanti e vorrei vederne alcune sviluppate. E niente ragazzi, questa era la mia piccola teoria riguardo appunto a ciò che vedremo nel futuro di Dragon Ball Super, riguardo al desiderio di Freezer e soprattutto a come potrebbe finire il Torneo del Potere. Fatemi sapere la vostra opinione, come secondo voi finirà il tutto Dragon Ball Super, secondo voi quale sarà il nemico del film e tutte queste cose qua. Quindi lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche di quale dei video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qua sotto in descrizione. Ed inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io insieme ad alcuni fan pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live. Un saluto a Feraz, bella!